Ti leggerò io la vostra poesia, la poesia di Lorenzo Baldi. Ovviamente sto scherzando, era per farvi un po' divertire. Ci sono sempre io e questa maschera, tra l'altro, non so da dove sia venuta fuori. Così, detta così, sembra quasi film dell'orrore, tipo ti ritrovi una maschera, un oggetto impossessato. Per carità, no, è venuta fuori da, non mi ricordo. Ah, era un uovo di Pasqua. Ancora più strano, comunque. Non so se sia un gormito oppure un dinosauro, vabbè, qualcosa del genere. L'ho fatto per gli amanti di Halloween, insomma. Ritorniamo in noi. Allora, la poesia che oggi vorrei presentarvi è appunto del poeta Lorenzo Baldi, che vi ho già presentato. Si intitola Mono Tremo. L'unico mammifero con un aculeo velenoso è un monotremo, l'ornitorinco. Ma se volete, se continuate a chiederlo, posso tirare fuori anch'io il veleno. Potrei pungere come uno sciame di calabroni. Vorrei piangere come le piogge dei monsoni, sui morsi velenosi, sulle punture che ho dato. Velenoso a me stesso, sono selvatico. Sgarbato, trattengo in me un esercito, mi trattengo da quando sono nato. Esplodo a sera, poi rientro nei ranghi, cerco di ricavare argilla dai miei capitomboli, nei fanghi. Noi ringraziamo il poeta Lorenzo Baldi che, come al solito, è riuscito attraverso i suoi versi a farci immergere nei suoi stati d'animo, nelle sue emozioni che provava. Io vi aspetto domani con una nuova poesia. Come vedete, faccio un po' di alternanza tra poeti emergenti. E grandi, e cioè e poeti affermati, insomma, comunque, e per dare spazio a tutto, a tutti, a qualsiasi cosa. E io vi ringrazio per l'ascolto. Ci vediamo domani. Spero che abbiate innanzitutto apprezzato la poesia di Lorenzo, ma anche lo scherzetto, e con una maschera, tra l'altro, fatta male perché avevo gli occhi sulle guance e non era posizionata male, era proprio fatta male. Quindi, ciao ciao, a domani.